Nuovo cambio della guardia al vertice del campionato di Serie B. Fuori l'Empoli, a cui non è bastata la spettacolare punizione di Pasquale per avere la meglio su di una salernitana esaltata dalla splendida doppietta di Boccalone. Adesso comanda il Palermo, lo stesso Palermo che dispone di un'arma letale per questa cadetteria. Quell'Ilia Nestorovski a segno prima su rigore, poi su punizione, per abbattere la resistenza dell'Entella. Frena il Frosinone, bloccato dal Venezia nella botta e risposta tra Modolo e Matteo Ciofani. E allora irrompe il Parma, che con l'Avellino da spettacolo, con le reti di Di Gaudio e di un Roberto Insigne, sempre più simile al fratellino maggiore Lorenzo. Guai però a sottovalutare anche il ritorno del Bari, devastante contro l'Ascoli con il solito super galano e un redivivo Floro Flores. Con la Grappoli e 3-3 finale tra Cremonese e Perugia, con il debuttante Breda che va in fuga tre volte, ma Paulinho lo stoppa. Meno pirotecnico lo 0-0 tra Spezia e Cittadella, con Iori che si divora il rigore del vantaggio veneto, mentre dilaga il Foggia nello scontro salvezza di Vercelli, complice l'espulsione in apertura di gara di Konaté. I rigori di Mazzeo, oltre a Chiricò e Fedato, fanno scempio della Pro. Tira infine una bruttaria a Pescara per Zeman. Lo 0-3 incassato all'Adriatico dal Brescia sa tanto di resa anticipata per i propositi di Serie A degli abruzzesi.